Harry Potter viveva al numero 4 di Private Drive insieme a suo zio, a sua zia e al loro spregevole figlio Dudley. Harry veniva spesso chiuso a chiave nella sua cameretta e nonostante fosse un mago non poteva scappare perché non era autorizzato a utilizzare i suoi poteri fuori dalla scuola. Una sera comparve un elfo domestico di nome Dobby. Harry Potter non deve tornare a Hogwarts! Se Harry Potter torna a Hogwarts, correrà un pericolo mortale! Dobby scomparì e dopo qualche istante, a bordo di una Ford Anglia volante, arrivarono il migliore amico di Harry, Ron Weasley, e i suoi fratelli Fred e George. Volevano liberarlo dalla sua prigione. Volarono insieme fino alla casa dei Weasley, la Tana, dove Harry trascorse il resto dell'estate prima di recarsi a Diagon Alley con l'aiuto della polvere volante. Harry si incontrò con Ginny, la sorella di Ron, e insieme andarono al Ghirigoro, dove il famoso mago scrittore Gilderoy Allock stava firmando le copie del suo ultimo libro. Per tutte le gargoyle! Ma quello è... No! Non è possibile! È proprio lui! Harry Potter! Signore e signori, questo è il momento perfetto per fare un importantissimo annuncio. Ho il grande piacere di annunciare che assumerò l'incarico di insegnante di difesa contro le arti oscure a Hogwarts. Scommetto che ti è piaciuto, non è vero, Potter? Il famoso Harry Potter non può neanche entrare in una libreria senza fare notizia. Lascialo in pace, non è stato lui a volere tutto questo. Potter, ti sei fatto la ragazza! Suppongo che i tuoi genitori faranno la fame per un mese per pagare tutti i libri di cui avrai bisogno a Hogwarts. È il minimo che possa fare per aiutare chi è povero e bisognoso. Harry, abbiamo perso il treno. L'espresso per Hogwarts è partito 5 minuti fa. Oh no! E adesso cosa facciamo? Beh, so che questa mattina papà ha portato la Ford Anglia al lavoro. È parcheggiata a Charing Cross Road. E va bene, è l'unica possibilità che abbiamo per raggiungere la scuola in tempo. Dopo aver controllato che nessuno li stesse osservando, Ron e Harry decollarono a bordo della vecchia Ford Anglia. Adesso dobbiamo preoccuparci solo degli aeroplani. Non riesco a vedere niente qui dentro. Uff, ci è mancato poco. Dovremmo essere quasi arrivati. Ron! Ron! Dove sei? Qua giù, Harry! Sono stato catturato dal platano picchiatore! Non preoccuparti, Ron! Adesso arrivo! Resisti! Non posso fare niente! Sbrigati, Harry! Posso aprire le casse con l'incantesimo Alohomora. Per lanciare un incantesimo, tieni premuto il pulsante sinistro del mouse. Alohomora!
Per arrampicarmi sui muretti mi basta andarci contro. Posso utilizzare questa gargoyle come bersaglio per attivare l'incantesimo Lumos. Lumos! Questo è un libro di salvataggio. Camminaci sopra per salvare la tua partita. Quando svieni, la partita riprende automaticamente dal punto in cui hai toccato per l'ultima volta un libro di salvataggio. Flipendo! Scommetto che posso lanciare il flipendo su quel bagaglio per spingerlo fino alla sporgenza. Flipendo! Restituiscono parte dell'energia perduta. E poi sono squisite. L'incantesimo Alo Omora è in grado di aprire gli oggetti chiusi magicamente, come le casse e le porte segrete. Alo Omora! Adesso prova a lanciare il flipendo su questo ramo, in modo da togliermelo di dosso. Mi sembra di vedere un punto sensibile proprio lì. Flipendo! Grazie, Harry, grazie mille. Oh no! Torna indietro! Perfetto! Mio padre non sarà contento di sapere che ho perso la sua macchina volante. Adesso ci conviene muoverci. Non possiamo rischiare che il professor Piton ci trovi fuori così tardi. L'incantesimo Lumos non serve solo per illuminare. Ti permette anche di rendere visibili gli oggetti nascosti magicamente. Lumos! Ah, ah, ah.
Per saltare, corri verso la sporgenza e premi il pulsante destro del mouse. Cerca di raccogliere le gelatine su tutte le sporgenze, Harry. Quelle sono le gelatine tutti i gusti più uno. Devo raccoglierne il maggior numero possibile. Mi saranno utili più avanti. Harry, devi arrampicarti su questa sporgenza. Cerca di raccogliere le gelatine su tutte le sporgenze, Harry. Quelle sono le gelatine tutti i gusti più uno. Devo raccoglierne il maggior numero possibile. Mi saranno utili più avanti. Lancia il flipendo per spingere il blocco verso di me. Dopodiché usalo per saltare su questa sporgenza. Questa è una figurina magica di bronzo. Ce ne sono 50 sparse per tutta Hogwarts. Ogni volta che raccogli 10 nuove figurine magiche di bronzo, ottieni un aumento permanente della tua energia. Premendo il tasto ESC, potrai accedere al Folio Magi e guardare le figurine magiche che hai raccolto. Ha smesso di piovere. Almeno saremo asciutti quando verremo espulsi. Andiamo. È meglio che ci incamminiamo verso la scuola.
Guarda tutte quelle stelle! Spero che Ron non si sia perso. Non posso uscire da quella parte. Non posso uscire da quella parte. È una magnifica nottata adesso che ha smesso di piovere. Alohomora! Non posso uscire da quella parte. Il dormitorio di Grifondoro è giù di qui, sulla destra, ti ricordi?
Questa è la sala della cerimonia dei punti delle case.
Il dormitorio è quassù, Harry. Finalmente ecco il ritratto della signora Grassa. Dille la parola d'ordine e andiamo a dormire. Pensavo che tu conoscessi la parola d'ordine. E perché mai avrei dovuto conoscere la parola d'ordine? Beh, perché avrei dovuto conoscerla io? Sono rimasto sempre con te da quando siamo arrivati qui. Hai ragione. Scommetto di sapere chi potrebbe conoscerla. Eccovi! Arrivi proprio al momento giusto. Stanno girando le voci più assurde. C'è chi dice che siete stati espulsi perché avete avuto un incidente con una macchina volante. Hermione, per favore, siamo esausti. Potresti dirci la parola d'ordine? Colibrì. Mi fa piacere rivederti, Harry! Eccovi qui, che arrivo spettacolare! Ah, a proposito, mamma è andata su tutte le furie. Abbiamo organizzato una nuova forma di commercio che ha come moneta di scambio le gelatine. Si basa sulle gelatine tutti gusti più uno. Io, Fred e molti dei nostri compagni abbiamo organizzato degli scambi in tutta Hogwarts. Alcuni di noi di volta in volta avranno un oggetto da scambiare. Se avrete abbastanza gelatine, potrete usarle per comperarlo. E dove possiamo trovare tutte queste gelatine? Si trovano nascoste un po' ovunque. Non sono difficili da trovare. Presto dovreste averne abbastanza per cominciare a effettuare gli scambi. Sarà un piacere fare affari con voi, ne sono sicuro. Quando arrivò nella sala di ritrovo, Harry fu accolto con grandi ovazioni dai suoi compagni di Grifondoro. In seguito al piccolo incidente con il platano picchiatore, Harry e Ron divennero gli eroi di Grifondoro. Quella notte Harry dormì profondamente, aspettando con trepidazione il suo primo giorno a Hogwarts. Buongiorno, Harry! È l'ora della lezione di difesa contro le arti oscure con il professor Allock. Adoro i suoi libri. È uno scrittore così brillante. Difesa contro le arti oscure è al terzo piano. Seguici. Thank you.
Harry, difesa contro le arti oscure è quassù. Cerca di sbrigarti, Harry. Avremo la possibilità di vedere Gilderoy Allock in persona. Ciao, cosa ne pensi di fare qualche scambio? L'anno è appena iniziato, Potter. Può ancora succedere di tutto. Ciao, cosa ne pensi di fare qualche scambio? Vorrei tanto avere dei capelli rilucenti come quelli del professor Allock. Ti sei procurato qualche nuova cicatrice quando ti sei schiantato contro l'albero? Oh, sono desolato! Ho venduto il mio ultimo articolo proprio pochi istanti fa! Ciao! Cosa ne pensi di fare qualche scambio? Ciao! Scusa! Scusa! Mi spiace, ma ho esaurito le scorte. Dovrei ripassare più tardi. Ciao, cosa ne pensi di fare qualche scambio? Cos'hai di interessante? Ho del mucco di vermicoli, ma temo che lo esaurirò in fretta. Clicca sul pulsante sì per accettare lo scambio. Sul pulsante no per rifiutarlo. Come preferisci, ma non sarà facile ritrovare articoli del genere. Ciao, Harry. Ciao, Nick. Dopo tutti questi anni, Hogwarts mi riserva sempre qualche sorpresa. Ecco un'area speciale che puoi sbloccare solo raccogliendo 40 figurine magiche d'argento. Ogni volta che raccogli 10 figurine magiche d'argento, ricevi una chiave che ti permette di aprire una delle 4 serrature della porta. Vedi se riesci a trovare tutte e 40 le figurine magiche d'argento nascoste a Hogwarts e nel suo parco. Oh.
Alohomora! Non è possibile passare da questa porta per ora. Chissà perché questa porta è chiusa a chiave. Peccato. Livello! Ti ricordi dove si svolge, vero? Meglio uscire di qui. Gazza potrebbe nascondersi nei dintorni. Bene, bene, bene. Ho sentito un tonfo e cosa trovo? Il signorino Harry Potter e un vaso antico di inestimabile valore in frantumi. Argus Gazza, il guardiano, era detestato da tutti gli allievi di Hogwarts. Qualcuno sospettava che la sua gatta, Mrs. Poor, spiasse gli studenti. Onestamente è caduto da solo. Vieni, vieni da me. Ti squarterò. Cos'è stato? Di cosa stai parlando? Ho sentito una voce. Sentire voci inesistenti non ti salverà da questa situazione. Farò rapporto contro di te. Adesso vai, mentre io pulisco. Devo essermi immaginato quella voce. Sei tornato per rompere qualche altro oggetto prezioso di proprietà della scuola? Ti ho detto di andartene. Livendo!
Lipendo! 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 Spero di non doverti vedere in infermeria quest'anno, Potter! Allora! Lipendo! Lipendo! Ugh.